Ed eccoci qui di nuovo in diretta, finalmente siamo dopo una lunga attesa, caro Valerio Alessandro Cavazza, Valerio Alvisi, qui da Porto Rose, la prima trasferta internazionale di diretta Boccette che arriva a 799 iscritti, contiamo di arrivare oltre gli 800 alla fine di questa tornata. Sì, siamo al 26esimo trofeo di Porto Rose, iniziato tanti anni fa, quest'anno una location nuova, siamo a Life Class, qui di fronte campionato a coppie, Mimmo Melideo che lancia questa biglia dalla parte bassa per andare sotto il pallino, assieme a Mini, due portacolori del Circolo dello Sport di Ravenna, opposti a loro c'è Bartezaghi assieme a Rotolo, coppia bergamasca, ma direi più lecchese comasca bergamasca. Vogliamo ricordare proprio in questo momento che Bartezaghi ha perso il papà Giulio, uno dei grandi interpreti del biliardo lombardo, poche settimane fa. Tanto Rotolo fa subito dimostrare che la bocciata ce l'ha, trova 10. Vediamo come siamo messi a punto. Appunto, passa liscia. Ricordiamo biliardi nuovi messi dalla ditta di Maurizio Landolfo. Bartezaghi indeciso sul tiro fare. Secondo me arriverà un tiro a spingere contro il pallino per portarlo vicino alla rossa, là sulla sinistra. Rimane stretto, vediamo se c'è la possibilità di prendere il punto comunque. Niente da fare, ultima biglia. Poi ci saranno tre biglie di vantaggio per la coppia Ravennate. Ravennate di fatto, anche se Melideo è di origini molto bolognesi, avendo giocato per anni a Bologna. E adesso vediamo la scelta dei giocatori ravennati. Biliardi nuovi, importantissimo giocare bene nel gioco di accosto per guadagnare alcuni pallini, per guadagnare alcuni tiri di calcio. Ricordiamo che Porto Rose quest'anno abbiamo fatto il pieno, nel senso che c'è la gara di terza categoria femminile, abbiamo la gara della Trisa 2 di Goriziana, la gara anche di Goriziana singolo, abbiamo veramente fatto il pieno. Organizzazione veramente mastodontica per sorteggi, convocazioni e tutto il resto. Fino adesso tutte le biglie verso il centro. Non sappiamo se è una caratteristica del biliardo o solo errore del giocatore che lancia la palla. Però ci sono ancora in figura molti punti di colore. Mini, mezzo saltello del primo birillo. Ecco qua. Cerca il pieno del pallino. E vediamo, c'è da scegliere se fare 5 di colore che prontamente gli avversari gli concedono. 10-5 per la coppia bergamasca. Primo pallino. Per Mini. Trova 6 punti di prima, altri 2, vediamo se c'è addirittura un altro birillo. C'è un altro birillo, è 10, quindi 15-10 per i titolari delle biglie bianche. Partita ai punti 80 naturalmente in coppia,
sala gremita su due lati, abbiamo i tavoli distribuiti a gruppi di 5 per ogni lato, con un pubblico che è equamente distribuito tra una serie di match e l'altra. Posto bellissimo, molto suggestivo, molto grazioso. Effettivamente Porto Rose è una di quelle, come dire, di quegli appuntamenti assolutamente imprescindibili del mondo biliardistico italiano. Sì, perché anche una gita fuori porta è un aggregarsi con tante realtà di vario genere. Ho visto solo crearsi tante amicizie, pochissime volte ho visto qualcosa di negativo, ma ahimè purtroppo capita. Beh, questo è la costante anche un po' della competizione, che a volte c'è. Tutti vogliono vincere, ma vedo che è meno cattivo perdere qui a Porto Rose, perché sei comunque in una gita, in una festa. Sì, diciamo che è meglio perdere a Porto Rose che altrove, sostanzialmente. Sarebbe meglio non perdere. In genere questa è una buona consuetudine. Nel fare lunga corta tocca la biglia, l'unica nota positiva è che si crea il varco per poter fare lo stesso tiro con più agilità. Deve arrivare, l'ideale è arrivare sul pallino e portarla vicino alla biglia rossa. Vediamo se questo allarga in maniera buona. Attenzione a essere corti. Intanto vediamo se abbiamo superato la soglia degli 800 iscritti. Non si sa se il punto è rosso. Io ho intuizione, terrei rossi. Ti comunico che siamo ufficialmente a 800 iscritti. Bene. E una comunicazione di servizio. Ovviamente noi siamo su un lato della sala, sull'altro lato c'è l'amico e collega Quarti di Boccette Mania, quindi se volete capire anche cosa accade altrove, YouTube, Boccette Mania di Paolo Quarti. E adesso Melideo, palla perfetta, giocatore cresciuto in maniera esponenziale, non sappiamo se merito di Morini Denis o ci ha messo tanto del suo, ma adesso gioca veramente a un livello straordinario. Rotolo è di fronte a un compito non facile. Infatti volevo chiederti, perché lo abbiamo visto qualche ora fa fare coppia, ieri direi se non sbaglio, fare coppia proprio con Denis Morini, amico, nonché nel nostro caso anche editore, nel mio caso in particolare editore. Infatti permettimi Valerio di annunciare che proprio nella cornice di Porto Rose abbiamo scelto di un po' annunciare una notizia che forse qualcuno attende da un po' di tempo. Finalmente è disponibile, è uscito il film Dal Bar allo Sport, il film, un'ora e mezza di storia delle boccette con materiale d'archivio rarissimo trovato da me e da Valerio in plurimi viaggi tra la Romagna, la Liguria, le Marche. Ho finito con la pubblicità, Valerio. Prova a fare almeno tre di colore, ma rimane larghissimo. Quindi uno, ma gli consente di acchittare il pallino sul 16 a 10. Secondo pallino, Termini. E lo centra con filotto di prima, ancora 10, bravo Mini. 26 a 10. Aspettiamoci una reazione da parte dei ragazzi bergamaschi. Rotolo risponde a risalire. È importante riuscire ad andare appena lì, sotto il pallino. Questa è una buona biglia, non da punti di riferimento, non è facilissimo prendere il punto, è vietato sbagliare. Melideo, da largo,
tutto biliardo e a tutto angolo. Ma riconquista il punto. Lunga corta. Arrivare lì, toccare il pallino o addirittura affondare la bianca, vediamo, tocca il pallino, affonda la bianca. C'è un trasponde ad arrivare fra le due rosse, bisogna solo scegliere che velocità darci. Io, come vedete, Melideo dice arriva con 20 centimetri, direi che è proprio quello il tiro giusto. Eccolo qua. Se tocca l'altra biglia dall'altra parte il tiro è perfetto, e invece tocca quella dalla parte di qua, il fine è lo stesso. Fino adesso non hanno praticamente sbagliato niente i titolari delle biglie bianche, ovvero i giocatori del circolo dello sport di Ravenna. Bartesaghi indeciso se arrivare dalla parte bassa o spingere sopra il pallino, è una delle due possibilità, vediamo quale sceglierà. Di prima si salva se pela la rossa, e si salva. Non credo che lui avesse tirato questo tiro, ma è una delle opzioni possibili lì vicino. E adesso Melideo vuole arrivare dalla parte bassa dopo tre sponde larghissime per colpire la bianca e mettersi al posto della rossa vicino al pallino. Riflessivo e anche abbastanza, però il giocatore si prende un po' di tempo, respira per poi lanciare la palla, vediamo. Purtroppo corta, ci voleva un pelino più di spinta, il punto rimane bianco e per Bartesaghi c'è la possibilità di uno striscino a spinta controllata. C'è il rimpallino, punti 1, 26 a 11, secondo pallino e rotolo. C'è un 2 di prima, ma la bocciata è piuttosto corta, rimane il pallino qua in alto, rimane abbastanza bene perché la rossa è a sponda, il pallino è sopra, per cui difficile vedere tiri di attacco da parte della coppia ravennata. Hai, Valerio, qualche dato sull'affluenza? Perché mi sembra che facevamo un calcolo approssimativo sui 600 giocatori. Beh, diciamo che essendoci gare a cui possono partecipare, ci sono tre gare fondamentalmente, in terza categoria addirittura possono partecipare a quattro gare, ma ci sono veramente dei numeri interessanti, sia di Goriziana che di terza categoria che di boccetti a coppie. Riva, Zambotto, Mainardi, Rosa, biliardo 4. Riva, Zambotto, Mainardi, Rosa. Bartesaghi e Rotolo ovviamente si confrontano.
sul da farsi. Attenzione a stare corti. Ai ai ai. Questo è un errore, come dicono i tennisti, un errore gratuito. Non ci voleva. Terza biglia. Ma è gratuito nel senso che non produce danno? O no, è gratuito nel senso che era un tiro facilissimo. Okay. I tiri facilissimi non vanno sbagliati. Si sbaglia i tiri che possono essere difficili. E addirittura si può guardare di chi è il punto ancora, direi che è rosso. Quando un tiro è difficile si può anche sbagliare, ma quando un tiro è facilissimo è vietato sbagliare. Certo, quindi, ovviamente parliamo di tiri facili per questo tipo di giocatori, perché giocatori come me... No, ma anche il grande giocatore può sbagliare un tiro semplicissimo. Non esiste l'infallibilità, esiste la percentuale di successo di un tiro. Un qualsiasi tiro di una certa difficoltà, alla fine lo fa meglio Minocchieri. Vabbè, lui li ha, ma non è detto che non lo sbaglia nemmeno lui. Però dal punto di vista della percentuale... Adesso vediamo, sono di fronte a una scelta, calcio della bianca, oppure spingere il pallino lì in mezzo alle rosse. Porta via la bianca, ma adesso ci sono 3 biglie di vantaggio. Vediamo se si limiteranno ad attaccare. Io penso che andranno prima l'attacco di quella biglia rossa alla sinistra, che si può fare 16, e poi dopo alzeranno il pallino per fare 8 di colore. Vediamo se riesco a trasmettergli questa tattica di gioco, che mi sembra la più probabile. Esattamente così, perfetta, 4 punti, e adesso si prova a spostare il pallino, visto che c'è meno traffico, lo si può andare a prendere per fare il colore. Bravissima la coppia di Ravenna. Peraltro mi dicevi, Valerio, che questa edizione vede una partecipazione di una colonia, potremmo dire, di siciliani molto nutrita. Siamo invasi dai siculi. Ma lo stanno anche dando ottima prova di sé. Vediamo, vediamo. Dovrebbero esserci gli 8 di colore. Attenzione, perché allunga la coppia Ravennate in virtù di quell'errore clamoroso. 38-13 e pallino in mano al signor Mini, che ha già fatto 2 pallini 20 punti, quindi due puntini che porta il totale 40-13. Questa è una buona biglia, ma ahimè 40-13 la dice lunga. Considerate che erano partiti 10-0 per loro. Hanno preso un parziale di 43. Adesso Mini trasponde a risalire solo per il punto, direi.
Esattamente, solo per il punto. Ecco qua, biglia perfetta. Ottima biglia di Bartesaghi, mettono un po' nei pensieri la coppia Ravennate, che però secondo me arriverà con 5-8 cm di spinta, di due spondine strette. È perfetta la biglia bianca se toccherà la rossa precisa, questo è il tiro. Rimane stretto, una combinazione che abbiamo già visto varie volte. Largo 2, Govetti, Lencino, Zanardi, Guerrini. Ripeto, ultima biglia e ci sarà la possibilità per i giocatori lombardi di recuperare la china. Indeciso sul da farsi, la coppia Ravennate alla fine senza ombra di dubbio farà un tiro difensivo, due spondine strette per andare lì vicino al pallino. Il punto rimane rosso, ma non ci sono tanti punti di riferimento per la coppia bergamasca. Non ci sono dei grandissimi tiri d'attacco. L'unica palla attaccabile sarebbe quella là sulla sinistra. La si può attaccare portandola verso i birilli o al limite nella parte sopra per attaccarla in un secondo tiro. Questo è già quello che sta guardando, ma ahimè, un conto è quello che si sente di fare, un conto quello che nascerà. No. Si cambia obiettivo, si sposta la biglia bianca qui in alto. Ai ai ai, la biglia rimane per rimpallo vicino a muro, obbligato a tirare quella biglia là sotto, di trasponde a risalire. Vediamo. È andato a fare tre di colore. C'è già bisogno di una bocciata molto importante, ci vuole un pieno per stare vicino agli avversari che fuggono veloci. 40-16. Un birillo e un birillo rimane, quindi 2-18. Il mini break di vantaggio per i giocatori ravennati rimane. Siamo prossimi a svalicare nella metà del punteggio e fa bene a loro. Siamo perfettamente a parità, 40 punti. Ricordiamo che si va ai punti 80. Melideo a risalire, voleva andare vicino al pallino, ma ahimè rimane di lato.
tipica dinamica del gioco di coppia, la consultazione. Forse anche il punto debole del gioco di coppia, nel senso che si allungano le partite, fondamentalmente già il gioco di coppia si presta di più a un gioco conservativo, quindi meno spettacolare, nonostante che l'internazionale. Buonissima biglia. Magari subentra anche il fattore delle dinamiche interne alla stessa coppia, magari si sa che un determinato gioco non piace al proprio compagno. No, è proprio così. Il tiro che io vedo, magari te non lo vedi proprio o non ce l'hai nel braccio. Certo. Bravissimo Mini, ottima biglia. Più di qualche pensiero per i titolari delle biglie rosse, che faranno una candelotta di tagliata a prendere contro il pallino. Se prende contro il pallino il punto è fatto al 97%. Non è questa volta. Tocca un pelino troppo. E rimane nel 3%, esatto. Sbagliato, ahimè. Non fortunata questa biglia, ma tante se ne vedono di biglie che si toccano fra di loro e beffano chi ha tirato. Quindi è colpa delle biglie. Ovviamente è colpa delle biglie. Ricordiamo, siamo a Porto Rose, Slovenia, in un centro a dir poco straordinario, di una bellezza inaudita. Sì, quest'anno il Bon de Bortoli si è superato. Sta guardando Mini un tiro che potrebbe dargli 3-5 di colore, addirittura anche 8, però considerando il vantaggio già 3 o 5 sarebbero veramente tanti. Sta guardando tutte le opzioni per portar via le rosse e ci sono un paio di tiri veramente belli, naturalmente lui li ha già visti e li ha già calcolati. Sullo sfondo, dietro i due giocatori di Ravenna, vedete uno dei più grandi degli ultimi 25-30 anni, il signor Francesco Gobetti di Pavia, pluricampione italiano master e vincitore di non si sa quante gare. Un fuoriclasse fra i più forti che abbiamo in questo momento. Direi che questa è una mano importantissima. Cambio obiettivo. Decide di non toccare niente, di portare la rossa verso i birilli e la porta molto bene. Da casa 4 punti molto interessanti. 44. Credo che la palla che ha in mano Melideo la metterà nel cestino. È già partita per il cestino la palla, come vedete, 1-45-18. Mini trova 10, vediamo se c'è addirittura il 12, non c'è, ma sono tantissimi e creano una voragine. Scappano via veloci, 55-18.
Bartesaghi lunga, corta. Rimane di fianco. Da largo a tutto biliardo, a tutto angolo, a risalire sotto il pallino. Melideo, attenzione a stare corti. A palla arriva. Di braccio, solo per il punto, trasponde, scendere sotto la biglia rossa, ci sembra leggermente lenta, però diciamo che riconquista il punto, ma ahimè lascia agli avversari la possibilità di incunearsi. Melideo ha già visto il tiro. La biglia cade un po' verso l'angolo di destra, ma riconquista comunque il punto. E adesso bisogna almeno portare a casa questo pallino per la coppia lombarda, che però decide di andare all'attacco di quella biglia bianca. Attenzione, vietato toccare la biglia rossa sotto, vietato stare dentro. Potrebbe essere un tiro, insomma, difficilissimo. E invece lui segue molto bene, porta a casa il minimo, che è il punto. E gli regaliamo il replay. Mini da largo, due spondine di prima, andare vicino al pallino. Il vantaggio è importante. Rimane largo e corto, per cui Bartesaghi andrà di trasponde all'attacco di questa biglia bianca, che non è per niente facile. Sembra perplesso il compagno di Bartesaghi. Decide di tirare corta corta. Molto più facile tirare di trasponda. Vediamo cosa decide di fare. Sì, trasponde. E non l'ha neanche tirata male, devo dire la verità. Niente da fare. Uno solo. 19. Molto largo il fossato con la coppia di Ravenna. Diamo rotolo alla bocciata. Si allarga. Bocciotta molto dolce, sono 4 i punti. Chiaro il tentativo di lasciare il pallino vicino ai birilli, ma ahimè, rimane buono nella parte alta. Chiaramente sul 55-23. Non è obbligatorio fare un tiro d'attacco. È comunque un pallino molto invitante.
Calcetto. Porta a casa 8 punti. E rivediamo il replay. A questo punto la partita mi sa che è scappata, 63-23. 40 punti in 1,80 sono veramente tantissimi. Questa biglia è molto buona, ma ahimè. Sono fuggiti i giocatori di Ravenna. Avviso a tutti i partecipanti al meeting internato in Porta Rode, questa sera c'è un evento particolare alle 21.30 nella hall del Grande Hotel Porto Rose. Saranno assegnati dei simbolici premi di Mister Bigliardo, Mister Simpatia, Mister Eleganza e Mister Benevento. Saranno sorteggiati tanti premi per i partecipanti, di cui importantissimo possibilità di vincere un weekend o una settimana, un weekend a Porto Rose. Siete continuati a all'onda del Grand Hotel Porto Rose con anche la torta. Questa sera, ora è visto. Quasi peggio di Renzi a parlare di Cesare. Melideo prova ad andare sopra Vigliarossa e ci riesce. Bartesaghi proverà a portare il pallino incastrandolo tra le due rosse. 40 punti di distanza tra sono le due coppie. Sono veramente tanti. Bisogna fare affidamento al massimo delle proprie risorse di concentrazione. Attenzione a passare di dietro e voilà. Che passa di dietro. Biliardo 10. Ai ai ai. Biliardo 10. Dici che la concentrazione è andata giù? No, beh, diventa tutto difficile quando sei dietro di 40. E adesso Melideo fa un lunga corta che se fa dei punti bene, se no è contento uguale. Certo. È contento uguale. Contento uguale, perché 64-23. Sono 4. C'è il rientro. No. 4 rimangono, ma 68 la dice lunga. 68-23. Si allarga il divario. Vuol fare un tiro
4 risponde effetto, Mini ne ha ben d'onde perché è un tiro che lui sa fare. Eccolo qua. Rimane stretta, non tocca niente. Ci riprova con una tre sponde a tutto biliardo. Melideo è veramente cresciuto tantissimo nel gioco di supporto a un gran bocciatore o a un gran giocatore come Morini Denis. Solo il punto per Bartesaghi, ultima biglia, ma il fossato è apertissimo. Meno 45. Mi sembra che abbiamo visto un gioco abbastanza prudente, pochi tiri d'attacco. Beh, no, calci. Ma in coppia non bisogna pretendere tanto. Il gioco di coppia è un po', come dire, smorzato. Dice c'è troppa riflessione e meno istinto spesso. Sì, poi quando la partita viene che c'è un grosso divario di punteggio, certo. Chi è davanti non ha nessun senso che rischi. Ecco qui l'arbitro, il signor Ivan Loreti di Imola. Parente dell'altro Loreti. Non si conoscono neanche. Forse con cognome molto diffuso a Imola. Non si conoscono neanche. Ed ecco che vediamo uno dei primi tiri di attacco della partita. È un corta risalire per colpire la bianca. Ahimè, niente da fare. Corissiana, Ligato 5, Cimatti Rimani. 26-68. Noi andiamo in dettaglio perché
piace vedere i birilli quando vanno giù. Vanno giù. Faccio il primo. Dovrebbe esserci, vediamo. Ecco qua, 10 punti. Si portano a 36. Utili quantomeno per il morale. E adesso il pallino in una posizione dove, secondo me, qualsiasi biglia Melideo mette verrà attaccata. Ma Melideo lo sa. E si va a nascondere il più possibile, vediamo se ci riesce. C'è un tiro di attacco, ma è molto molto difficile. Ci vuole, come dico io, un po' di patente nautica. Però Rotolo l'ha già visto e lo effettua. Bisogna mettersi lì, in quella posizione, lanciare benissimo la biglia a 3 cm dall'angolo zero qui in alto. L'unico impiccio è che hai le biglie sotto di te. È un po' indeciso. Si va. Attenzione, per un capello non ci sono punti importanti, servivano. Pallino qui in alto. Non credo che ci sia niente di diverso di andare a punto. Te cavassi in questo caso, in questo momento della partita, che tiro faresti? Mi affiderei alla Madonna, io, perché però con le mie competenze scarse di biliardo. Tu invece? Io andrei a punto. Spingerei pallino nell'angolo, da lì dov'è, praticamente dritto per dritto. Quindi era una domanda trabocchetto. Ecco qua. Brutte notizie per i giocatori bergamaschi. Mi sembra che ha messo l'idea di tirare un missile. No, tiro cautelato. C'è un'entrata della bianca, direi, millimetrica per i birilli. Tocca un pelo di pallino, viaggia verso i birilli, ma ahimè, quando hai bisogno, non c'è la Madonna ad aiutarti. No. Diciamo che è abbondantemente probabile che sia indaffarata a fare qualcosa di un po' più serio. Esatto, Melideo, lunga corta, solo per prendere il punto, non conta niente andarci vicino, anzi, con più uno ci va lontano e meglio è lì. Spinge sul pallino, ma ahimè. Uno di colore. Tiro per uscire per minima, ahimè, gli vuole uno strikeout.
sono due puntini, vediamo se c'è il rientro, perché c'è un gran rientro in quel biliardo qua. Esatto, trova 10. 7-9-3-6, siamo alla fine di questa partita, che in realtà praticamente non c'è mai stata. Sì, un po' a senso unico in favore dei ravennati. Risponde, tiro in cui Merideo è già diventato un artista, la perfezione assoluta. Prova a ribellarsi Artesaghi, portando via il gioco. Ce l'ha fatta. Giustamente. Un po' di brivido. Si combatte fino alla fine. Sì. Di braccio, tre sponde interno, solo per il punto. Ottima biglia. Buonissima biglia di rotolo, ma ahimè, l'avversario è già scappato, è già sul traguardo di Viale Roma, visto che oggi c'era la Milano-Sanremo. Ok, siamo in realtà dalla parte opposta. Lunga e corta, o tre di colore o la partita è finita. La partita è finita. Vincono Melideo e Mini. Stringono le mani i giocatori. Allora, a questo punto noi salutiamo temporaneamente. Predisponiamo la sigla di uscita e appena ci verrà assegnato una nuova partita vi verrà comunicata la notifica della prossima partita. Quindi qua siamo da Porto Rose, diretta Boccette, Alessandro Cavazza, Valerio Alvisi. A dopo.